Il centro-sinistra ha deciso, sarà Diego Ferrara, medico di famiglia e consigliere comunale, ad essere il candidato sindaco del Partito Democratico e della lista Chieti per Chieti. Era una candidatura già in essere diversi mesi fa, avevo interrotto il mio impegno per i motivi che sappiamo, motivi sanitari per la mia professione. E sono stato veramente onorato e orgoglioso di essere stato richiamato a ricoprire questa candidatura e ovviamente è implicito e superfluo dire che ce la metterò tutta perché l'area politica di centro-sinistra che fino a non poche settimane fa si sentiva un po' orfana di una sua rappresentatività possa trovare in me un valido candidato. Ma è con la destra la posizione chiara di Ferrara, che però apre i 5 Stelle nell'intenzione di rinnovare così anche a livello territoriale l'alleanza di Roma tra i pentastellati e il PD. Voglio essere un sindaco trasversale, le parole del candidato del centrosinistra. Non transigerò su tentativi di coinvolgimenti della destra da cui mi sento lontano e sicuramente non rappresentato. Ovviamente il pensiero a cui seguiranno anche le parole e gli incontri per il Movimento 5 Stelle che io ho sempre ritenuto un movimento, mi si perdoni se qualcuno si offenderà, di sinistra, cioè di persone che portano avanti richieste e valori del nostro mondo. E ripeto, di tutte quelle persone che non si sono mai classificate o catalogate come appartenenti a partiti politici, che possono vedere in me una trasversalità di rappresentanza sempre per il bene della nostra città. E a proposito di alleanze, nei giorni scorsi alcune indiscrezioni avevano accennato a un possibile accordo tra Paolo De Cesare, sostenuto da 5 liste civiche, e Bruno Di Iorio, candidato di Italia Viva e di Forza Italia, il partito di centrodestra che eccezionalmente sfiderà Lega e Fratelli d'Italia. L'accordo sarebbe maturato se De Cesare avesse rinunciato alla poltrona più importante del Consiglio Comunale in favore di Di Iorio. De Cesare però nega tutto, nessun passo indietro, sarò io il candidato sindaco. Noi dal primo momento abbiamo posto dei temi che per noi sono imprescindibili, ovvero la discontinuità con questa amministrazione, il rinnovamento della classe politica e la teatinità. Chiunque punti su questi nostri stessi temi è ben visto, noi siamo molto inclusivi, siamo molto democratici, quindi chiunque punti a questi stessi temi e abbia soprattutto a cuore le sorti della città di Chieti per quanto riguarda alcuni punti programmatici che collimano con i nostri, noi siamo ben lieti di confrontarci e le aspettiamo per quanto riguarda il nostro progetto, ripeto, siamo molto inclusivi. Ad ogni modo però lei non è disposto a fare passi indietro, rimarrà candidato sindaco? Assolutamente sì, questa cosa non è stata mai messa in dubbio da me e è stata ribadita invece a gran forza da tutte le liste che sostengono la mia candidatura e quindi da tutta la coalizione.